Tanto è troppo lo stupefacente che gira intorno al territorio della provincia di Siracusa. Numerosi sono gli interventi che andiamo a denunciare da parte dei carabinieri e della questura. Ricominciamo con il mattinale di stamattina emesso dai carabinieri, dove a Palazzolo sono stati arrestati marito e moglie per detenzione e coltivazione di sostanze stupefacenti. I militari, infatti, supportati da unità cinofile nel corso di una perquisizione all'interno dei coniugi, lui 24 anni e lei 44, ha rinvenuto 4 kg di marijuana, oltre 110 grammi di hashish abilmente occultati in barattoli all'interno di un'autorimessa annessa alla casa e vario materiale utilizzato per il confezionamento in dosi. La perquisizione, estesa al terreno di pertinenza del villino, ha permesso di rinvenire 50 piantine di marijuana. La coppia è stata sottoposta agli arresti domiciliari, ma anche a cani cattivi. I bagni, spaccio di stupefacenti in un bar e i carabinieri hanno notificato anche la sospensione dell'attività commerciale per 30 giorni. Si tratta di un bar in corso Vittorio Emanuele. Il decreto è stato messo dal questore di Siracusa su proposta dei carabinieri, che all'esito di un'attività di indagine conclusa nel mese di novembre dai militari della locale stazione hanno arrestato il titolare dell'attività di somministrazione per spaccio di sostanze che erano distribuite direttamente ai clienti all'interno del locale. Il bar era divenuto da tempo ritrovo di pregiudicati assuntori di stupefacenti che vi si recavano non solo per consumare bevande, ma anche per l'acquisto di stupefacente. Droga sequestrata anche da parte degli agenti della Volanti nel corso di controlli antidroga per sconfinare nelle piazze di spaccio siracusane, specie nella palazzina sita in via Italia 103. Perquisizione nell'ultimo pianerottolo, materiale utilizzato per il confezionamento di droga e ancora 2 appartamenti in uso ad un giovane di 26 anni. Si sono rinvenuti 90 grammi di hashish e 3 bilancini di precisione e un coltello da cucina. Nel secondo appartamento sono state rinvenute e sequestrate anche 2 pistole a salve con canne occluse, una cartuccia calibro 6.35 e 250 cartucce a salve, 4 candelotti categoria F4 per i quali è prevista la vendita a persone titolate e altro materiale pirotecnico. Il 26enne è stato denunciato per i reati di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti intanto intervenuti anche in viale Luigi Cassi a seguito della segnalazione di un'aggressione per una lite tra 2 persone avvenuta per dissapori legati a problemi condominali che hanno portato alla denuncia di un uomo di 33 anni per lesioni personali aggravate. Ancora interventi presso il locale del pronto soccorso per la segnalazione di un cittadino extracomunitario in stato di ebbrezza che infastidiva i presenti. L'uomo è andato in escandescenza, ha aggredito il personale rompendo gli occhiali di un metronotte e per tali motivi è stato sedato. E nell'ambito quotidiano del contrasto alla vendita e al consumo di sostanze di stupefacenti, ancora gli agenti delle Volanti hanno denunciato un giovane di 19 anni per il reato di detenzione a fini dello spaccio di droga. Gli uomini, nel corso di un controllo in via Santi Amato, hanno notato un giovane che con fare sospetto cercava tra le 3 sterpaglie. Prontamente i poliziotti sono rinvenuti e hanno trovato 30 dosi di marijuana, 21 dosi di cocaina e una dose di crack già confezionate e pronte per essere vendute agli assuntori della zona. Al denunciato sono stati sequestrati anche 40 euro come probabile provento dell'attività di spaccio. Arresto a Floridia di un 33enne che nascondeva la droga in casa. Sono stati i carabinieri della tenenza locale ad arrestarlo in flagranza di detenzione di sostanze stupefacenti. È un giovane floridiano gravato da numerosi precedenti per reati in materia di droga. I militari hanno visto un via vai di ragazzi nell'appartamento e hanno deciso di effettuare una perquisizione domiciliare che ha permesso di rinvenire abilmente nascosta in un armadio della camera da letto la droga, 10 grammi di marijuana suddivisa in 7 dosi, unitamente ad un bilancio di precisione e materiale per confezionarla. La droga e il materiale sono stati sequestrati e il 32enne arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari. Partono le nuove regole oggi, soprattutto nel mondo della scuola, per quanto riguarda il controllo della pandemia da Covid-19, mentre i dati del bollettino del 6 febbraio per il coronavirus in Sicilia parlano ancora di un decremento dei ricoveri nei reparti, meno 19 e ancora meno una terapia intensiva rispetto alle precedenti 24 ore, con ancora però numeri alti nei contagi, quasi 6.000 contagi al giorno.
10 i decessi, mentre per la provincia di Siracusa ancora alto il numero dei nuovi positivi, 716 in una sola giornata. Per quanto riguarda invece il Ministero, ha emesso le nuove regole, soprattutto per quanto riguarda la scuola, da oggi 7 febbraio, dall'infanzia alla secondaria. Alla scuola dell'infanzia e alla primaria, fino a 4 casi di positività, non è prevista alcuna misura. La comparsa del quinto caso entro 5 giorni dal precedente, nella scuola d'infanzia la didattica viene sospesa. Nella scuola primaria restano in presenza solo i vaccinati con terza dose, i guariti e i vaccinati con seconda dose da meno 120 giorni, mentre gli altri alunni vanno in DAD in quarantena precauzionale. Il rientro in classe per questi alunni dovrà avvenire a seguito di un tampone negativo. La quarantena precauzionale termina il quinto giorno successivo all'ultimo contatto col più recente caso di positività, che corrisponde all'ultimo giorno di scuola nel caso medesimo. Alla scuola secondaria invece la DAD e la quarantena precauzionale scattano al secondo caso. Con un caso infatti di positività, la didattica va in presenza per tutti con FFP2 fino al decimo giorno. Se i casi sono due o più, la didattica digitale integrata per 5 giorni scatta per i non vaccinati, mentre per la didattica in presenza con FFP2 fino al decimo giorno per tutti i vaccinati. Un piano per il ripristino delle buche nelle strade e soprattutto un giro di vite nei confronti dei gestori dei sottoservizi per un puntuale ripristino delle arterie nel pieno rispetto dei contratti. L'assessore ai trasporti e al diritto della mobilità del comune di Siracusa, Dario Tota, ha incontrato i giornalisti per riferire gli esiti di un incontro avuto con i rappresentanti delle aziende che sono state richiamate a maggior controllo rispetto alle ditte subappaltatrici e invitate ad effettuare da subito delle verifiche sui cantieri conclusi per risolvere le situazioni che mettono a rischio la sicurezza stradale. Saremo intransigenti, dice l'assessore, sul rispetto degli accordi e l'esecuzione dei lavori. Anche i controlli giornalieri della Polizia Municipale saranno più stringenti e verificheremo le segnalazioni che ci arrivano dai delegati dei quartieri e dei cittadini. L'assessore dispone di una mappatura delle diverse situazioni e ha detto di aver scelto il metodo da utilizzare per gli interventi. Era importante avere un quadro della situazione per una programmazione efficace, fermo restando che non tralasceremo le emergenze. Abbiamo deciso che ci muoveremo dalle periferie, comprese Belvedere e Cassibili, oltre alle zone balneari e alle aree urbanizzate, per spostarci gradatamente verso il centro. Abbiamo previsto interventi a breve, medio e lungo termine, ma contiamo di avere entro fine maggio una situazione dignitosa nel 75% della città. Vera Carasi confermata alla guida della UST CISL Ragusa Siracusa. L'elezione al termine del terzo congresso territoriale tenuto a Modica, presieduto dal segretario generale Sebastiano Cappucci e concluso dal segretario confederale Ignazio Ganga. A completare la segreteria territoriale Emanuele Dignoti Parenti ed Emanuele Di Stefano. Il sindacato al tempo della pandemia, nella relazione introduttiva di Vera Carasi, uno spaccato dei 2 anni appena trascorsi, mettendo insieme le difficoltà alimentate dall'emergenza sanitaria. Il segretario richiamato necessità di una concertazione sociale che riesca a fondere attorno all'unico obiettivo possibile tutti i soggetti attivi del sistema economico. Capitolo centrale è il tema dedicato alla crisi economica che ha colpito le famiglie e le fasce più deboli, ma anche al piano nazionale di ripresa e resilienza, strumento economico ritenuto un'opportunità soprattutto per il Mezzogiorno. Rilanciato anche il patto sociale, già proposto in chiave locale a Ragusa e a Siracusa tra imprese, sindacati e enti locali per selezionare investimenti, promuovere e semplificare, per territori e rilanciare la fiscalità e lo sviluppo. Si è parlato anche di recovery plan e del tema della governance.